argomentazione mia in merito alla questione dell'assessore. Allora, se ricordate nel precedente consiglio, quando è successo l'altro, vi ho comunicato che l'assessore Rota aveva presentato la dimissione delle mie mani e che io mi riservavo di accettarle successivamente in merito a quello che erano gli sviluppi della questione. Allora, se non che verso la fine del 2011 la prefettura ci manda una comunicazione nella quale si affermava che secondo un parere del Ministero degli Interni si equiparava la posizione dell'assessore a quella del consigliere. Siccome il tuo prevede per il consigliere l'immediata efficace la dimissione del consigliere, ma non parla dell'assessore. Loro si riferivano a un parere. Allora, se non che, almeno da quello che sono i miei studi giuridici, un parere non può derogare a una parola giurisdizionale. Abbiamo fatto un'interrogazione all'ANCI che supporta la nostra tesi, quindi abbiamo risposto alla prefettura dicendo che secondo noi non era equiparata la posizione, perché se il legislatore avesse voluto preparare la posizione dell'assessore, quella del consigliere, lo avrebbe scritto chiaramente. Siccome non è scritto, siccome l'ANCI ci darà ragione, tra virgolette, abbiamo risposto in questo senso, quindi aspettiamo, se la prefettura ci dovesse fare per venire con la comunicazione, ve lo comunicheremo. Bene, questo. Il quinto punto riguarda l'istanza di permuta presentata dal signor Trivieri Giovanni, che praticamente è quel ragazzo della via Ripoli, dietro Marino Solovato. Riguarda la strada è, ci sono due curve, lui ci ha chiesto di poterla realizzare sempre a sue spese, pagando lui tutti gli oneri tecnici per le frazioni del liceo, addrizzato. Ma vai, ciao, sono chiaro. Ok? Quindi all'unanimità? Sì. Non posso. Grazie a tutti. Io vi chiedo scusa, la faccio vedere un po'. Questa qua non è. 18:49 termina questo consiglio comunale qui a Scandale. Ricordiamo il precedente si era tenuto il 12 dicembre, quindi il consiglio torna a riunirsi dopo oltre 100 giorni. È tornato a riunirsi dopo oltre 100 giorni.